Ciao ragazzi, qui l'Alex, bentornati sul mio canale, raga. Qui con me c'è Angie. E dove siamo oggi? Siamo in Svizzera e stiamo Sì. per giocare a Resident Evil 2 Remake, ragazzi, finalmente. Questa è la one shot demo, ovvero è una demo che hanno fatto uscire e si può giocare solamente per 30 minuti, ragazzi. Dopo il timer finisce, quindi non te la puoi godere appieno il gioco perché ovviamente sei contato a livello di tempo. Però ragazzi, tanta roba comunque. Avvia. prima esperienza. Tra l'altro, Esatto. sottolineiamolo. Tra l'altro, ragazzi, io ho fatto caso, non dice Resident Evil, però penso che lo farà nel gioco, cioè, completo, qua, Sì, questa è la demo. sicuramente. Allora, storia. Bene. Allora, la versione finale del gioco potrà essere differente da questa demo, ovviamente. Questa demo terminerà dopo aver giocato per 30 minuti. Questa demo può essere giocata solo se connessi a internet, quindi ragazzi, un po' stronzetti sti giapponesi. Se non hai una connessione a internet, tacchio. Allora, amore, leggi tu, vuoi leggere tu? Sì, per Leon S. Kennedy doveva essere soltanto una breve sosta, l'ultima fermata a una stazione di servizio appena fuori città. Non avrebbe mai immaginato di rimanere circondato da un'orda di zombie. Assieme a Claire Redfield, una ragazza da poco incontrata, Leon riesce a raggiungere Raccoon City, ma è subito costretto a separarsene a causa di un incidente. Dopo aver evitato innumerevoli pericoli, Leon riesce a raggiungere la centrale di polizia di Raccoon City. Potrà ora considerarsi sicuro? No, però salli. Ragazzi, io sto per andare. Tra l'altro sono molto emozionata perché è la prima volta che. Eccoci. Esplora l'atrio principale. Cioè, ragazzi, io a differenza di lui non Ehi sono una là! fan. Non c'è nessuno? No, lì ho messo di no. Quindi Quanto è figo. sarà un po', diciamo, come dire. Tu che lo conosci da tempo, io non conosco Eh niente. sì, per te, cioè da un lato ti invidio perché comunque è un'esperienza allucinante Resident Evil Con la 2. nuova grafica, quindi Esatto. tutta un'altra cosa. Allora, raga, diciamo subito che la grafica è pazzesca, cioè il re-engine è veramente stupendo. Non si può salvare ovviamente perché è una demo e qua c'è una cutscene. Alla fine è la demo che abbiamo visto alle 3. Provo a provarla con mano, Ci raga. deve essere qualcuno. Doppiatore mi piace un sacco. Parla in testa. Ciao. Non l'ho ancora mosso. Mamma mia, la mappa come mi è. Raga, allucinante comunque. Devo trovarlo. Il doppiatore mi piaciucchia, dai. Non è male. Anche se in inglese secondo me è meglio, comunque. Allora, apri la mappa. Vabbè, in inglese è in lingua originale, giusto? Esatto. Raga, infatti sono combattuto. Non so se giocarmelo in inglese quando esce. No, ma tu sei O matto. in italiano. No, con i No. sottotitoli ovviamente. Eh sì, ma però leggi i sottotitoli o guardi il gioco, Però eh. rende di più in inglese, capito? Perché l'originale era in inglese, capito? Quindi è un po' più. Vabbè, No, magari me lo fallo in gioco. italiano, poi dopo fallo in inglese, Esatto, scusa. me lo gioco in entrambi i modi. Così almeno sai già cioè capisci di più cosa devi fare. Comunque, ragazzi, i comandi veramente comodi. Cioè, è qualcosa di bellissimo. Cioè, io non so come hanno fatto. Ok, raga, qua ci vuole la chiave picche. Figata. Che non abbiamo. Che non Dobbiamo abbiamo. recuperarla più tardi, mi pare. Munizioni. Sì. Forse. Ancora munizioni. Ah, raga, tra l'altro io l'ho già giocata. L'ho provata a casa mia. Perché qua siamo in Svizzera e dell'account di Angie. Quindi ho la possibilità di giocarla due volte. Quindi bene o male cercherò di fare cose che io non ho fatto. Ok, andiamo da questa parte perché dobbiamo andare da questa parte. Dobbiamo andare a recuperare l'altro agente. Tra l'altro, keep out alla larga, ma noi ci andiamo comunque. Iniziamo a cagarci addosso. Raga, graficamente, mo'. Ma la vedete l'atmosfera? Raga, Sembra un film. cioè, guardate che roba. Qua manca un fusibile. Qua è chiusa. Ok,
rumori un po' brutti. Qui è aperta, raga, ma non c'è nulla se non sbaglio, quindi non perdiamo tempo, raga, anche perché abbiamo 30 minuti. Ok. Vai, Leon. Aspetta, forse di qua ci sono i bagni, se non ricordo male. Potrei ricordarmi male. Esatto. E qui, ragazzi, c'è... No, non qua, ma qua. Ta-dam! Spray medico. Che, ragazzi, direi che è molto... ma nell'altro invece che cosa c'era? Non c'era niente, c'era un bagno che stralipava di acqua. Ah, ok. Cristo! Mamma mia. Raga, io mi ci chiuderò tantissimo su sto gioco. Che massacro, però. Guarda che aprite! Vi prego! Aprite! Aprite questa cazzo di casa! Arrivo. Ti faccio uscire! Qua c'è la scena un po' cruda, ragazzi. Preparati. Vi prego! Ti ho preso. Non mi perché adesso sono mangiato vivo? Mamma mia! Mamma mia, ragazzi, come cacchio hai fatto bene! Taccuino della gente! Perfetto, raga. Qua ci sarà un indizio probabilmente sull'enigma che dovremmo fare. Vedete lì tre emblemi, la statua, che sotto c'è un passaggio segreto. Ecco, questo è da capire però effettivamente, perché non ne ho idea. Va bene, il gioco completo, raga, si vedrà. Merda. Buongiorno. Mamma mia, ragazzi, che mira. I veterani. Sarà morto? Eh no. Ora sì. Adesso sì. Che schifo. Porco cane, raga. Mamma mia, che cacchio di spettacolo. Aspetta, 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 aspetta. Oddio, madonna, quanto è brutto, raga. Mamma mia. Ah. Ok. Ok. Vai giù, raga, andiamocene via perché dobbiamo mantenere le munizioni. Via, via da qua. Ci stanno ovunque. Porca io. Sono ovunque. Allora qua voglio fare una cosa intelligente, ovvero. Non ci ho fatto. Ok. Ok. Via. Ok. Raga, più risparmiamo munizioni meglio. Dove devo andare? Dio santo. Un obeso. Minchia, raga, che cazzo di mira c'ho? Incredibile. Forza. Vai, forza, forza, coraggio. Mamma, tra l'altro sto zoom è fighissimo, cioè, tutto benissimo. Ma c'è Marvin che c'è lì. Eccolo qua. Sei al sicuro? Per ora. Grazie. Marvin Bran, Leon Kennedy, c'era un altro agente, io non... Guarda le espressioni facciali. Allucinante. Alzati. Sono certo che hai fatto del tuo meglio, Leon. Vabbè, sì, ci ha provato. Vabbè. Qualcuno sa come è iniziato? Non ne ho idea. Ma onestamente ti basterà sapere che non si esce vivi da qui se non si fa attenzione. Avrei dovuto cominciare la scorsa settimana, ma hanno rimandato. Se fossi arrivato prima. La voce ci sta comunque. Ma ora di sei Leon. Qui, sì, a me piace. Tra l'altro mi sa che lo stesso doppiatore di Resident Evil 6. Okay, cioè Resident Evil 6. Pronto. Forse potrai uscire vivo dalla centrale. La gente che hai incontrato, Elliot, credeva di poter fuggire da questo passaggio segreto. Raga, 4 anni aspettavamo questo momento.
La porterò all'ospedale? No, io non sono una priorità ora. Tenente, io non la lascerò. Questo è un ordine, recluta. Devi pensare a salvarti. Giusto. Verrei con te, ma ti rallenterei. Poveraccio. Ora, prendi questo. Non posso prendere. Zitto! E non fare il mio errore. Se incontri uno di quei cosi, con la divisa o meno, tu non esitare. O li ammazzi, o scappi. Chiaro? Sì, signore. E ricordo, ragazzi, che tante volte questo è un survival horror. Tante volte bisogna evitare gli zombie, perché ti devi mantenere le munizioni, perché se, le finisci... Perché purtroppo sono poche le munizioni, ho notato, 12... Ma è quello il bello. Cioè, neanche una ventina. Perché tu te le devi gestire in questi giochi qui. Tra l'altro è giusto così, no? Eh sì. Se no, ragazzi, sei un carro armato pieno di munizioni... Non ha senso. Non c'è gusto, cioè. No, infatti, troppo facile. Ah, tra l'altro, ragazzi, così... Vedete che... Accoltelliamo. Ok. Qua adesso possiamo aprire... Abbiamo il coltello. Ok. Non è così che immaginavo il primo gioco. Poverino. In effetti. Effettivamente. Era il suo primo gioco. Guarda che c'è qua. Tina verde. Ok. Qua ci sono delle munizioni. Qua nell'originale, raga, si intravedeva il leaker, però... Qua mi sa che l'avranno cambiato di posizione. Bene, si ritorna nell'oscurità. Raga, qua il livello di dettaglio è maniacale. Mamma mia. Si è mosso... Cacchio! Si è mosso un barattolo. Ah, qua ci vuole sempre... Ah, qua ci vuole la chiave fiori. Comunque tieni conto che mancano... Vediamo quanto manca. 18 minuti. 18 minuti. Quindi... C'è ancora un po' di tempo. Però comunque cerchiamo di non perderci troppo di dettagli. Sì, sì. Qua c'è una finestra aperta, raga. Che qua bisogna usare tipo le barricate. E perché senza farlo apposta piove. Esatto, vabbè. Se non piove, ragazzi, non sarebbe Resident Evil. Oh, ma signor. Merda. Ciao. Salve, bella donna. Ciao, bella. Bella amicata. No, devi ammazzarla. Devi ammazzarla. Ok. Non ti avvicinare. Complimenti, amore. Minchia, raga. Che mira. Ancora viva? Ok. Buono. Cosa c'è qua? Tessera. E servirà per aprire qualcosa. Questo dobbiamo... Raga, i documenti, scusatemi, ma perdiamo tempo. Non abbiamo tempo di cioè, leggerli. Nel gioco, nel gioco completo li leggerò tutti con calma, ovviamente. Sì, però qua, raga, non abbiamo tempo per queste cose. Mappa centrale di polizia. Perfetto. Là si può passare. E ci andiamo subito. Come ti sembra? È bello. Però è spaventosissimo. Diciamo che per un veterano della saga... Altra cosa. Brutto bastardo. Così. Puttana Eva. Ma sei scemo. Oh, è morto. Mi ha fatto. Ce l'hai proprio lì. Chiusa. C'è scritto qua? West office. L'ufficio. Ah sì, quella. Bella io non mi fido di quello lì che sta seduto. Polvere da sparo. Perfetto. Usare la polvere da sparo, cioè, raga, qua ti spiega come usarle.
Praticamente se combini due polveri da sparo ti fa le armi, cioè le munizioni della pistola. Eccole qua. Perfetto. Buongiorno. Tu sei vivissimo, lo so. Qua c'è la cassaforte. Però raga, non conosciamo. No, no. Cioè nella demo non penso non si possa aprire, a meno che non sei un hacker, che sai i codici, ma non penso. Allora. E niente, qua. Welcome Leon, che bel benvenuto. Altro documento. Eh sì, raga, perché vi ricordo che lui doveva arrivare oggi alla stazione, cioè lui era benvenuto. Ma sei matto? Senza braccio. Armeria, ragazzi. Qua scommetto che ci va questa. Ho detto che serviva per entrare in casa. No, vabbè. Oh! Oh. Fucile a pompa, ragazzi! Mo' tanta roba. Colpi il fucile a pompa, ovviamente. Ok, mamma mia, ragazzi, fammelo cambiare subito. Mamma mia, mo' ragazzi, sono cacchi loro. 109. Ma qua sono degli oggetti. Ma scusa, non li puoi prendere? Bisogna vedere. Eh sì. Proviamo a mettere 106. Wow, che figo! Vedi? 107, solo che Sì, però non c'è niente. mancano dei tasti. Cioè, bisognerebbe trovarli, mi sa. 104? No. 105. No, aspetta. 107. Niente. Vabbè, però abbiamo aperto il 106. Però lì vedi c'è una. C'è qualcosa lì. Rullino. Per? Ah, è questo, lo so. Questo qua, ragazzi. Aspetta, che non posso prendere nulla. Sì, lo so come funziona l'inventario, il gioco. Usiamo, ragazzi, la. Ah, non posso usarlo. Cacchio. Scartiamo la propria sparo, intanto. Non servirà. Per Non servirà per adesso. adesso non Rullino, servirà. regà, lo tengo. Comunque ho sentito un strano rumore, ma. Infatti. Ancora lui! Ma Ma devo caricarlo! Cazzo! Porca io! Raga, per un pelo non l'ho. Cioè, mi stava mordendo, cacchiarola. Occhio, eh. Ok, andiamo avanti, andiamo avanti. Penso si debba andare di qua. Ah, raga, ho capito dove siamo qua. Qua c'è la save room, ragazzi. Guardate, io queste tavole posso metterle qua. Amore, guarda che figata. In modo tale che barrico la finestra. E non entra. Ragazzi, save room. Non c'è la musichetta? Forse quando vai a salvare sì. Mamma mia, raga, no, io sborro così però. No, dai, che bello. Mamma mia, ragazzi. Piango. Allora, munizioni. Quanto manca, tra l'altro? Proprio a Stai sparo. attento perché se no. 12 12 minuti. minuti. 12 minuti, ragazzi, qua c'è un. Ok. Ah, ti spiega le piantine verdi da dove arrivano, appunto. Qua c'è il baule, ragazzi, il classico baule dove potete. Ah, giusto. Quasi quasi io poso la piantina. Vabbè, tanto non ha senso che li posi, Sì, vabbè. Per immergermi un po' di più. Piantina rossa. Ma perché l'ha fatta rosa? Dico, c'è scritto rossa, ma l'hanno fatta rosa. Sì, non mi Cioè, è tipo piace. fucsia alla Sì, raga, fine. questa è l'unica pecca che do al rime. Cioè, che do. È che non mi piace come hanno fatto lo stile della piantina rossa, anche dalle demo che avevo visto alle 3. Cioè, è più rosa che rossa, non lo so, è strana. Rullino. Usa. Fotoricordo, ma chi è? Sarà un indizio su un enigma, secondo me.
Sembra un patrono. Sì, un re. Un re così, qualcosa che ha a che fare con Raccoon City. Il cartello recita: i negativi contengono prove, vedi? Non lasciateli, non lasciateli incustoditi. E quello era un negativo. Comunque, mo ti conviene andare. Sì. Oddio. Ma è ah, no, è quello di prima. Allora, combiniamo piantina verde con quella rossa. Miscela di piante, verde più rossa. Perfetto. Tanto non puoi entrare. Ma ah, secondo me prima o poi lo sfonda, però ci mette molto di più. Tu sei bellissima. Ciao. Merda. Buongiorno. Merda. No, è ancora vivo, mi sa, mo. Lascialo lì. Ma tanto ti raggiunge. Cos'è? Le docce. Qua ci vuole una valvola. Ah no, è il... Perché del vapore. Ma vaffanculo! È morto! Sì, ciaone! No, no, ma lascia stare! No, no, raga! Vai avanti! Munizioni cucina pompa buone! Che palle, non ha senso farlo aprire se poi non c'è niente! Perché ti costringono a esplorare! Ok, pentina rosa! Vabbè, piantina rossa. La chiameremo rosa. Sì, ma infatti, raga, cioè, piantina rosa. A me andava bene se la facevano uguale a quella verde, però rossa. Vabbè. Era più figa. Ma vabbè. Ma di là, non dovevi andare di là? No, quella era dove c'è il vapore. Ancora vivo, sei te. Te l'ho detto, non l'hai ucciso. Ora sì. Per sicurezza. Ok, sei morto. L'hai colpito proprio nel punto giusto. Aspetta, cosa c'è qua? Munizioni pistola. Oh, sei a posto, mo. Sì, infatti uso ancora un po' la pistola, ragazzi, perché... Sprecare troppo il fucile a pompa... Che cazzo è? Ah, è la statua, a cagare. L'hanno fatta apposta. Sì. Bastardi. Mo ti frega. No. Ok. Cos'è stato? Ecco dove l'hanno messo il leaker, ragazzi. Qua l'hanno messo. No, ti prego. Già il leaker devo... No, non credo. Secondo me l'hai visto solo di passaggio. C'è un'altra barricata. E c'è anche un'altra immagine. Esatto. Cos'era quel rumore? Polvere a sparo. Non lo so. Proviamo. Polvere a sparo. Più polvere a sparo, munizioni di pistola. Perfetto. 35 colpi, raga, buoni. Molto, molto buoni. Ma cosa faceva lì che passeggiava di lì così? Cioè, correva? No, era fuori dalla finestra. Ah, ho capito, ma correva? Sì. Oddio mio. Perché correva? Stava divertendo, non so. Ho visto che... Però qua non c'è niente, scusate. Che schifo. Cioè, vado di qua. C'è una chiave qua. Ma dove? Sono tantino distante, però mi sa, da dove? Ah, qua. Ah no, è lì, è questa stanza qua, mi sa. Ci sei? Minchia, non l'ho vista. Eccola. Chiave picche. Ragazzi, l'abbiamo trovata. L'abbiamo trovata nella demo, incredibile. Ora devi andare a aprire la porta. Esatto. Devi tornare indietro, oddio. Ma scusami, Cioè, di qua non c'è nulla. Magazzino a ovest. Magazzino a ovest, sì. È solo questa la mappa, giusto? Sì. Devi tornare indietro, mo. Ma c'è un'altra porta di qua. Porta. Raga, non l'ho vista minimamente. E guarda, magazzino. Ah, devi fare il giro. No, è giusto di qua, allora. Ti fa fare il giro. Questa. E qua c'è un'altra porta? Ma qui ci sei andato, devi andare più avanti. Ah, vedi? Ah, no, è anche qua. Che cos'è quello? È un magazzino. Quindi siamo tornati di nuovo al punto di... Sono Marvin. Vieni qui appena puoi. Stai bene, Marvin? Ho qualcosa da mostrarti. È importante. Ricevuto, arrivo subito. Vabbè, vai da lui a suo punto. Ok. Sì, no, volevo dare un occhio. Quanto tempo? 6 minuti. No, no, non hai tempo, mo, dai. Volevo vedere qua sotto cosa c'era. Perché non... quando ho giocato io non l'ho visto. Uno zombie c'è, ecco cosa c'è. La libreria. Che bella che hai fatto, ragazzi. Dov'è? Ah, dall'altra parte della libreria, forse. Madonna. Cazzate. Oddio, schifo.
più che l'altro. Porca Eva! Dalle spalle! E stai giù. Che spavento! Chiave picche! Ah! Siamo tornati qua! Al punto di partenza, praticamente. Esatto. Vabbè, raga, abbiamo 5 minuti ancora, gestiamoceli. 5 minuti? Vedi qua, beh. Sta zona non l'avevo mai vista neanche nelle demo io. No, scusa, non ti prendo perché mi consumi spazio. Sì, ciao. C'è qua un altro, ce n'è. L'unicorno. L'unicorno. Era disegnato su quel taccuino. Chissà cosa significa. Vedi? Aspetta, l'unicorno è arpa, donna e colomba. No? Ma proviamo a fare il contrario. Colomba. Donna e arpa. No, non ci credo! Amo! Medaglione dell'unicorno! Raga, vedete i veterani della saga? Vedete? Grande! Vedete i veterani? Raga, non so se nessuno l'ha fatto nella demo sta cosa qui, eh? Sono il primo al mondo! Tra l'altro quanto ti manca? Capcom! Contattami! Contatto! Coltello! Quanto manca comunque? Mi sa che manca pochissimo proprio alla fine. 4 minuti. Ok. Madonna, mo. Abbiamo fatto tanto. Meno comunque di 4 minuti sei riuscito a risolvere il primo enigma. E tra l'altro questo è un medaglione che va qua sotto. Ma che bella quella statua. È bellissimo. È uno dei simboli di... Qua c'è Marvin, tra l'altro. Ah sì, devi andare da lui. Eccoti. Vieni. Guarda qua. Claire. Lo sapevo. Ce l'ha fatta. La conosci? Sì. Si chiama Claire. Sono arrivato con lei. Puoi raggiungere il cortile dal piano di sopra, all'est. Capito. Grazie, tenente. Raga, abbiamo finito la demo, eh? Cioè, non è scaduto il tempo. Vedi? Tempo 21 minuti, tentativi 0. Mamma mia. L'abbiamo finita. E tra l'altro abbiamo anche preso un emblema, non so quanti l'hanno preso effettivamente. Scopri cosa ti aspetta. I want to find out what's happening here. She's the one at Umbrella responsible for unleashing the virus. Seems to be evolving much faster than expected. You gotta be kidding me. God only knows what's down here. What the hell? It'll be all over. Let me go! I'll get you, you fucker! Yeah. Sherry, I'm coming! I'm not handing over anything! Oh, Jesus Christ. Who's that? You don't know what you're up against. The whole place is coming down. That's a damn good idea. Wow, mi prende sempre di più. E inoltre, non è ancora finito. Qui è Hank, squadra Alpha. Hank. Grande. Ci sarà anche la modalità extra con anche, anche un formaggio. No, adesso. Accedere alla pagina. Vabbè, no. Ok. E niente, raga. L'abbiamo finita. Questa era Resident Evil 2. Tanta roba. Io sono contento perché vi ho fatto vedere il più possibile. E raga, cioè alla fine, secondo me abbiamo fatto cose che nessuno, cioè pochi hanno fatto al mondo. E niente ragazzi, dall'Alex è tutto. E anche da sì. E noi ragazzi ci vediamo prossimamente con il Let's Play di Resident Evil 2. Che tra l'altro ragazzi, io vi dico, io prima finirò per conto mio perché me lo voglio godere al massimo. Ragazzi, 4 anni che sto aspettando questo momento, concedetemelo. Io voglio vedermelo, quindi lo finirò sia con Leon che con Claire da solo. E poi ragazzi farò il let's play, penso, con Leon. E poi vabbè anche con Claire, con tutte e due. E niente raga,
Per oggi è tutto, ci vediamo alla prossima. Ciao! Ciao!